Io credo che sia il momento non delle polemiche, di provare tutti uniti come un solo uomo a dare una soluzione a persone che rischiano a breve di non avere più un lavoro, mentre già oggi rischiano di non avere comunque lo stipendio. Domani manderemo una lettera al ministro chiedendo anche un incontro, o meglio chiedendo che convochi immediatamente un tavolo istituzionale. Il primo tema è la ricapitalizzazione dell'azienda per evitare di portare i libri in tribunale. Poi fare una verifica, visto che l'azienda ha 22 milioni di euro, ci viene detto, di crediti, diamo al governo di fare una verifica e verificare se una parte almeno di quelle risorse non possa essere immediatamente messa in disponibilità per poter garantire lo stipendio almeno in questa fase ai lavoratori. Noi abbiamo detto che siamo pronti per poter garantire un futuro a questa azienda, e sia dal punto di vista della formazione professionale da un lato, sia a quella della legge 14 sull'attrattività di investimenti, cioè per chi vuole garantire uno sviluppo produttivo. In questi anni sono tanti casi, molti li conoscete, di imprese che o venute per la prima volta qui o già qui hanno voluto ampliare la propria produzione, hanno ricevuto risorse importanti dalla regione Emilia-Romagna.